Eppure ragazzi, benvenuti nuovamente su Little Nightmares, il DLC, il segreto delle fauci. Continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo episodio dove abbiamo fatto tutta la zona del carbone che ci ha portato qui sopra. Siamo su un ascensore e sappiamo che c'è la ghiscia che non so se ci inseguirà, ma comunque è qui con noi. Stiamo andando, penso, nella sua dimora, che non è un bel posto. L'abbiamo già vista più o meno la zona con Six. E dopo esserci fatti una dormita allucinante qui nella salita, stiamo andando a farsi i cazzi degli altri per cercare di essere liberi. Vediamo dove andiamo. E presumo sia l'episodio finale di questo bellissimo DLC, ma scopriamolo perché non è detto, sai. Entra, grazie. Si può? Sì. Ostia, si può. Confermi che siamo... Confermo, visto i colori che vedo in giro, confermo che siamo nella sua casa. Ah, giusto per, ragazzi, approfitto, ve lo faccio vedere. So che ci sono persone a cui magari gli può interessare questa cosa. Per chi volesse, qui c'è un collezionabile. Magari siete curiosi o magari volete ottenerli tutti. Uno è qua. Quelli che mi ricordo ve li faccio vedere. E quelli che no, poi no, ovviamente. Siamo qua per passarci questo DLC. Allora. Eppa, iniziamo bene. Silenzio. Dove sono? Ok, qua. Paura. Allora, prima cosa particolare, vedo che ha una chiave lì. Che ovviamente adesso non posso prendere perché se mi vede è finita. Mi inseguirà subito. La juego? No. Ok. Non mi insegue subito. Minchia. Ok, bella grande la casa. Te la vivi bene comunque. Allora, vediamo cosa c'è. Statue. Però vedo... delle forme per terra, sono io stronzo. Quadrato, circolo, triangolo. X. Nelle due, le tre, su, giù, cos'è? I cheat di Vice City e San Andreas. Aha. Investighiamo un po' la zona prima di toccare, giusto per essere sicuri. Qua c'è una statua. Così facile? Prendiamo? Tocca? Che succede? Ci sta schiacciando. No, rimettilo al posto. Ok, allora ci serve qualcosa per fare tipo il peso qui per pigliarcela, va bene. Allora, quella la lasciamo lì per il momento. Occhio, lì. Qua. Niente. Qua cosa c'è invece? C'è una faccia lì, la vedo. Chi sei? Ehi, chi sei? Chi sei? Nella realtà non lo farei mai una roba del genere. Qua invece? Ho notato una particolarità. Ok, aspetta. Perché tu con quello non lo fai?
Con quello lo fai perché? Cosa vuoi da questo libro? Insieme? Together? Che vorrebbe dirmi comunque? Ehi, cosa fai? Bisogna mettere nelle scaffalature. Quel rumore vuol dire che è andato bene? Presumo di sì. Quanti però, scusami. Me lo segnala come se fosse importante, eh? Vediamo. Non credo. Penso che debba complementare il disegno, quindi tu non sei. Tu sei circolare, però. Quello? Vedi che questo non te lo segnala come importante. Però c'è una scala, attenzione, magari possiamo andare a prendercelo da più in alto. Posso andare su. Eccolo. E posso spostare la scala? Interpreto, vedo le ruote. Proviamo. Sì. Adesso su ci posso andare, no? In teoria. Sì, ci siamo. Mi preoccupa quella faccia di merda che ho visto là sotto, ma vabbè. Finché ha paura di noi. No! Ho sbagliato tasto. Sono da largo. Va bene così. Comunque è lui. Mi sembra lui. È il nostro uomo. Mi ammazzerò da qua? Oddio. Discutibile, eh. Ce n'è un altro. Aspetta, t'ho visto. Credo di averti visto. Aha! Una statua. Me la dai gratis così? Me la prendo anche. Grazie, vado. Passa. Oh. È finita. Ma... è di legno questa. Perché è di legno? È finta questa. Non ho... porta pazienza un attimo, ma... credo di aver capito a cosa serve, ma non credo sia così stronzo il gioco, quindi andiamo direttamente lì. Però sembra falsa questa. Ti direi quasi che rimpiazza l'altra, a dirti la verità. Vediamo subito. Non succede niente. Non succede niente. Allora sì, questa è finta. Già dal colore. No, 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 prendi. Mi sa che questa è quella che usiamo nella stanza che si schiacciava. Dobbiamo ancora andare su, quindi. È un brutto segno quello? Spero di no. Quindi. In teoria.
Esatto. Ottimo. Questa falsifica quell'originale. Mi sembra ottimo. Adesso questa sì è vera, quindi andiamo giù a posizionarla. Dove? Qui? Dimmi che è vera, per favore. Sì. Succede qualcosa? Mi dovrei sentir minacciato? No? A tutto ciò non ho ancora visto dove va la chiave che aveva la tipa. Ok, allora qua c'è da spostare la scala come abbiamo fatto prima. Vediamo. Lì dovrebbe bastare. Qua va la chiave. Cazzo, è come la... Si spegne con la luce? Si spegne con la luce. Questo cos'è? Un ascensore e basta. Sarà per scappare? Ha senso. O per far prima magari, eh. Non pensiamo subito al peggio. Vabbè. E quella si... Vedo altri occhi. Attenzione. Questo cosa fa? Niente fino a che non lo schiacci, sai. Ascoltami. E questo? Si è spinto l'occhio, eh? Ho visto bene? Aha! C'è da trovare il modo di che siano... di chiuderli tutti? È quello che mi stai dicendo, gioco? Così? Come lo giri tutto però? Perché... E questo lo spengo io? Sì. Che forti che siamo, ragazzi. Ah, ah, che brutto posto. Corri, corri, va. Che brutta aria che gira qua. Mamma mia. Queste facce da... C'hanno tutti dei pulsanti. Boh, schiacciane uno. Schiacciali tutti. Avrà senso schiacciarli tutti? Proviamo. Non vedo, ma... No. Non avrà senso schiacciarli... un po' a caso, eh.
Questo è rimasto acceso. Questo è rimasto acceso. Questo è rimasto acceso. Questa la evito, allora, vediamo. No. Allora, schiacciando questo. Questo. Questo, evitando lei. Evito lui? Sì. Non ho capito il criterio, ma uno sì, uno no, tipo no, neanche. Vabbè, ragazzi. Finché lo facciamo. Va bene così, ma... Ostia. Non me l'aspettavo l'occhio bastardo qua, eh. Nasconditi. Mamma. Dietro la statua, dietro la statua. No, sono dietro la statua, non vedi niente. Sono ancora dietro la statua, non vedi niente. Corri. Mamma. Che zona brutta. Per non dire orribile. C'è un problema però. Chi è? Che è sta gente brutta che si muove con me? Vedo ombre o so... Non ho capito se sono stronzo io, ragazzi, se vedo ombre. Lasciatemi nei commenti se sono fuori di testa io, se le vedete anche voi, ma... C'è un problema, comunque, analizzando tutta la situazione. La chiave è di fianco a lei, come la sposto da là? Devo trovare il modo di andare da lei e spostare la chiave. Questo è un triangolo, quindi questo va qua. Ma è andata via la luce. No, non sono pazzo, vedo ombre. Ombre, vedo bambini in realtà. Ragazzi? 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 Ma che... Ne frega un granché, eh. E... RS, cioè? Bastardo, ecco come, ok, ho capito. Quindi bisogna telare adesso, perché questi se vengono qua è finita. Ah, non lo so. Ti ho visto. Corri, 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 corri. Non è vero, non è vero niente. Cazzo sono questi? Cosa vogliono da me? Io sono stra-friendly, perché... Voglio solo andarmene, ragazzi, posso? E poi poco si dice, eppa. Poco si dice, ma la tipa non c'è. Non gli stiamo dando grossa importanza, ma la tipa non c'è.
Ti vedo, eh. Mi serve la sedia. Non lo so, l'ansia. Urca. Siamo nella merda. Dove sono? Calmi. Uno alla volta. Uno alla volta. Non spegnerla però, bastardo. Pensa di essere furbo, ma io ti ho visto, sai. Vedo una scala. Che ansia di posto. Luce, non possono essere qua. Luce, mia casa, luce, eh? Passare qua sotto? No. Qua, ci siamo. Quanto è quotata la mia caduta qua? Altissima, vero? Mamma mia. Ah no no, fai poco il figo, sai. Veloce. Iabadabadu. Che? Quanto forte posso essere, ragazzi? Non sapevo neanche che ci fosse questo. Pensate voi quanto potente è la mia fortuna. Vabbè, a chi interessasse, ragazzi, qua ce n'è un altro. Bene. Dove sono? No. Vieni. No.
Aia. E adesso? Ah. Guardala lì, ti ho visto. Aia, aia. Ah, abbiamo fatto il giro, ragazzi. Troppo buio, non mi piace. Corri, non lo so, tu corri. Meno male che non ci sono più bambolotti. Via, 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 via. Qua c'è la luce. La luce. Sì, ho capito, Seven, però. E adesso? Si apre questa. Confermi? Confermi. Calmi tutti, eh. Mi sono cagato addosso. Mi ha visto. Che brutta che sei. Puttana madre. Corri, Seven. Corri. Corri, è finita. Oddio, oddio, no, è finita. Oddio, è finita. Corri per la tua vita. Ostia. Ci prende adesso? Cosa gli racconto io a questa? No, 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 scherzavo, signora. Lei è bellissima. Mi sta sussurrando dal culo. No, no, non avere attacchi d'asma adesso. Corri. Cogno. No, prendere le robe segrete. Dobbiamo sfuggire. Con calma, eh. Non è di qua, immagino, perché. No. Pedala, come guarda. Sì. Non ho capito. Che cazzo è successo? Ma. Oh. Non è di qua, mi stai dicendo? No. Anche se sembrerebbe. Secondo me è di lì, ragazzi, ma non capisco. Tu la smettessi di puntare in alto quando corri, magari riusciamo a vederci qualcosa, sai, brother? Stiamo tornando indietro. Paria. Recuperati. Vai. No. Qua hanno trovato la bottiglietta.
Stai fermo con quella luce. È per forza di qua. Finita. Ma sta stanza è chiusa. La smetti di avere il fiatone? E adesso? Non è qua. Non può essere qua. Ma cazzo andiamo da qua? Ma perché deve essere così? La porta è aperta adesso, perché? È finita. Lei sa. Corri. No. Deve succedere questo, spero, perché... Sì, 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 deve succedere, va bene. Accetto, accetto. Com'è? Siamo un... Trasformo i bambini in questo, lei. È quello che mi stai dicendo. Quelli sono i miei vestiti. Sono diventato un nano da giardino. Muoio, no. Non questi. In teoria non mi dovrebbero neanche vedere. Quello che mi preoccupa di essere qua è che Six passa di qua. Credo. E prende l'ascensore qui, Six. Permesso, eh? No! Non dirmi che siamo... No! Siamo il nano che si mangia Six. Questa è la salsicetta che noi volevamo dare a Six. Six dovrebbe sbucare da quella porta là con la fame e ci morde il collo. Siamo noi. Si mangia questo, si mangia il bocciano. No. Ragazzi, non ci credo. Ci mangia lei. Lei mangia noi. No. Non me l'aspettavo, eh. Non me l'aspettavo così, ragazzi. Applauso. Applauso, molto bello, ragazzi. Mi è piaciuto molto. Gioco molto bello. Molto molto bello, ragazzi, che dire. Anche questo è arrivato al termine. Possiamo solo che tagliare questo, no? Vabbè, mentre i crediti vanno. Vi ringrazio per essere stati qui con me, ragazzi, a godersi questo incredibile gioco. Ovviamente non c'è neanche da domandarlo, ci vedremo in Little Nightmares 2 assolutamente, perché questo gioco è stato incredibile e immagino che il 2 sarà ancora più bello, senza contare che ovviamente prima o poi arriva il 3, che anche quello ci sarà nel canale, ragazzi. E che dire, anche questo gioco finito, ve lo consiglio, ragazzi, costa una miseria e merita ogni centesimo che voi potete pagare per lui. Che succede qua? Land
Slenderman. Vabbè, come dicevo ragazzi, merita ogni centesimo, giocatelo, è molto molto bello. Ci sono dei momenti dove vi faranno vorrei spaccare tutto, ma ce la farete. Per il momento ragazzi vi dedico con pura vita, un bacione e ci vediamo in una prossima serie, che ce ne saranno tante nel canale e di molto belle. Quindi ragazzi vi aspetto numerosi, ciao ciao ragazzi.